Amiche ed amici, benvenuti. Le magiche frequenze di Radio Studinarte adesso sono anche in TV, grazie alla radiovisione, così come un tempo veniva chiamata la televisione prima ancora che venisse perfezionata nei vecchi film degli anni 30. Siamo contentissimi per il fatto che gli amici di Radio Studinarte sono venuti a trovarci qui nella nostra edicola. Non parlo con il Nos Maestaticus, ma perché intanto un'attività si può reggere in quanto è retta da una famiglia. Nel qual caso sono nel 2017 saranno 50 anni esatti che stiamo qui a Ostuni, contando anche i 13 anni in cui il mio compianto padre ha lavorato in Calabria, diventano 63 anni di attività nella vendita e nella distribuzione di uno strano oggetto che si chiama libro. Sulla rivista dell'Associazione Librai Italiani ci sono due ragazzi che parlano tra di loro e uno dice all'altro che cos'è quello, e uno dice è un libro, però non ho capito dove si mettono le pile. E questo perché in realtà il libro non si accende, ma accende la nostra mente, accende a volte anche il nostro cuore. E noi adesso diamo un'occhiata a quelli che possono essere i libri più belli per il vostro Natale. Qui a Ostuni è Natale, quindi è inverno, ma è già arrivata la primavera. Vedete che bello questo ulivo, sembra una donna con le braccia aperte ad accogliere il cielo della Puglia. E questa immagine è del bellissimo calendario degli olivi monumentali che l'amico Corrado Lodio ha fatto realizzare per i bellissimi ulivi della masseria Brancati. E quindi con questo calendario potete tranquillamente vedere le bellissime immagini degli ulivi monumentali di Puglia e soprattutto della masseria Brancati, che è uno dei più grandi uliveti d'Italia e senz'altro l'albero più vecchio d'Italia, il Grande Vecchio, 2800 anni di età, ma continua ancora a produrre ottime olive da cui si fa un olio raffinato e sopraffino. Bene, continuiamo a vedere quali possono essere anche le altre proposte di lettura o di regalo o anche di questi meravigliosi oggetti. Philippe Daverio ha pubblicato Le stanze dell'armonia, che è il nuovissimo volume con tutte le varie, i vari affreschi e le varie pitture che si trovano all'interno delle varie stanze dei palazzi del mondo intero. Philippe Daverio è un famoso critico d'arte, noto anche per le sue apparizioni in televisione, ed ha anche pubblicato questo bellissimo museo di Philippe Daverio, in cui ci sono tre volumi, e quindi abbiamo il Museo Immaginario, il Secolo Lungo della Modernità e il Secolo Spezzato delle Avanguardie. Sottolineo la bellezza di questi libri anche perché il responsabile di con tanta bellezza, oltre a Philippe Daverio, è il grafico ostunese Davide Vincenti, che ha realizzato questo e tanti altri libri del gruppo Rizzoli Corriere della Sera. Quindi onore anche a tutte quelle persone, non solo gli autori che fanno il libro, gli editori, gli editor, coloro che promuovono, i distributori e perché no anche i librai. Nel qual caso l'importanza di un grafico per la realizzazione di un bel libro è stata fondamentale, quindi l'amico Davide sarà senz'altro contento per questa citazione. Ma se volete, potete anche curarvi con i libri. E questo volume della Sellerio, Curarsi con i libri, è stato recentemente ripubblicato e arricchito. Pensate che ci sono dentro le ricette proprio per curarsi con i libri da qualsiasi problema. Per esempio, se uno ha 40 anni può leggere i 10 migliori romanzi per i quarantenni, anche ammesso che avere 40 anni rappresenti un qualcosa di cui curarsi, per esempio per me che ne ho 51, non sarebbe anzi augurabile. Così come se uno si sente un idiota può leggere o L'idiota di Dostoevskij o Il cavaliere inesistente di Italo Calvino. Così come ci sono rimedi per tutti i problemi, cioè per combattere i bulli, per combattere i bugiardi, per convincere qualcuno al matrimonio, oppure anche per curarsi da una pena grande che è quella dell'amore non corrisposto. Curarsi con i libri è un volume della Sellerio. Così come consentitemi un po' di autopubblicità. Sono 2 anni che questo volume che abbiamo realizzato sulla storia di Ostuni e fumetti ha un ottimo riscontro di pubblico. Qui ci sono 4 episodi della storia di Ostuni. Io sono lo sceneggiatore di questo volume e Donatello Pentassuglia è l'ottimo disegnatore. La Lab Edizioni ha pubblicato questo volume con 4 storie di Ostuni. La vicenda della donna preistorica, come noi l'abbiamo ricostruita così come poteva essere, e poi anche il famoso duello che nel 1665 si svolse davanti alla chiesa dei Cappuccini e mise uno contro l'altro il conte di Cosenza
di Conversano e il Duca di Martina, la vicenda del Ponte del Pover'uomo, che si chiama così per un pover'uomo appunto che bloccò il corteo reale di Ferdinando II di Borbone, da cui ricevette in cambio delle monete, e infine parliamo dell'Ostuni moderna. Non si può fare a meno di avere questo libro in casa. Questo è il bellissimo volume Ostuni, Il cammino del tempo, curato da Piero Chiarelli nel 1994, e da allora vendutissimo perché ci sono delle meravigliose fotografie dell'Ostuni che fu. Guardate per esempio questa co foto di copertina dove ci sono circa 1.000 donne e 4 uomini. È una foto dell'Azione Cattolica Femminile del 1940. Il volume zeppo di fotografie costa solo 25 euro. È una cosa da avere anche perché, pensate, potete vedere il ritratto della felicità. Un attimo che lo vado a recuperare. Questo è Pascal Pacchiarone, diciamo, il matto del villaggio dell'Ostuni degli anni 50, da 40, 50 e 60. E questo è il ritratto della felicità. Vorrei sapere chi è questo bambino con la chitarra perché è veramente un emblema della assoluta gioia di vivere. Così come volendo potete vedere queste fotografie assolutamente inedite e appassionanti. Questa è la piazza, Piazza della Libertà com'era. Nel 1870 c'è la torre dell'orologio, il tempietto qui sotto e una serie di vari elementi urbani della piazza che non ci sono più perché sono stati poi abbattuti negli anni successivi, appunto al 1870. Così come se poi, dopo aver letto, vi viene fame, con soli 4,90 € potete prendere questo bellissimo volume che è addirittura rilegato, della Newton Compton con la cucina pugliese in oltre 400 ricette. Lo apriamo a caso, sarà senz'altro qualcosa di buono, ci sono le cozze alla poverella e andando avanti abbiamo le orecchiette e cavoli con la ricotta fortigna. Non so cosa sia la ricotta fortigna, ma senz'altro sarà qualcosa di buono, magari è parente o addirittura è un altro modo di chiamare la ricotta forte. Se poi, dopo aver letto e dopo aver mangiato, vi viene anche voglia di giocare, potete prendere questi 10 migliori giochi del mondo. Guardate che belli, sono le ricostruzioni dei vari giochi delle varie culture che appassionano i bambini di tutti i tempi e di tutte le culture dell'Oceania, dell'Africa, dell'Asia e dell'America del Sud. E potete avere 10 giochi in mano che magari sono meno appariscenti, meno movimentati dei videogiochi, però senz'altro possono accendere quell'immaginazione di cui parlavamo prima. Così come questo bellissimo libro è dedicato alle più belle preghiere del mondo. Tra le più belle preghiere c'è anche quella dell'indiano Sioux che dice: Signore, rallenta il ritmo della mia vita, perché questo è un periodo frenetico in cui ognuno ha tante cose da fare e non può finirne una, che subito deve farne un'altra, deve essere sempre connesso, sempre disponibile. Poi alla fine della giornata, come diceva la famosa canzone di Claudio Lolli, ho visto anche degli zingari felici, abbiamo tanto da fare che non facciamo mai niente. E invece a volte anche soffermarsi sul proprio intimo e raccogliersi nella preghiera con l'esempio dei grandi può essere un modo utile di affrontare non solo le difficoltà quotidiane, ma anche le cose piacevoli, cioè l'affetto e la stima dei nostri cari e dei nostri amici. Ebbene, La vita che si ama, Storia di felicità, è un bellissimo volume di Roberto Vecchioni che è stato già pubblicato l'estate scorsa, ma adesso esce in edizione arricchita con un CD, Canzoni per i figli. Costa 22 euro il libro con il CD. Così come se avete voglia di divertirvi potete prendere questo libro che si chiama Storie da ridere della tradizione popolare pugliese. Sono state raccolte da Lino Angiuli, da Piero Cappelli e da Lino Di Bari e sono molto divertenti, a volte ci sono addirittura i nonsense. Stavano tre fratelli, due alla nude e uno spogliato, tenevano tre fucili, due vacanti e uno scaricato, andavano a caccia, sparavano con lo scaricato e poi presero una lepre che se ne è scappata. E come fare per cucinare la lepre scappata? Insomma, è musicale, piacevole da sentire, ma in realtà non ha senso, proprio come i discorsi di certi politici. Non voglio dire di quale schieramento, però a volte questo accade. La stessa casa editrice, la Edizioni di Pagina di Bari, ha pubblicato anche questo bellissimo volume, Fiabe e novelle del popolo pugliese.
che è un volume che costa soltanto 18 euro ed è opera di Saverio La Sorsa. Saverio La Sorsa, che è scomparso nel 1970, ha raccolto negli anni che andavano dal 1928 al 1941 tutte le favole tradizionali di tutta la Puglia, dal Gargano al Salento. E qui ce ne sono 290 che sono trascritte nei dialetti originali e anche in italiano. Ce ne sono 5 di Ostuni. È una di Carovigno e tutte le altre dei vari paesi della Puglia. Anche questo è un volume da tenere, da consultare, perché qui c'è la nostra vera cultura popolare che si esprime attraverso le favole, quindi quello che noi impariamo fin da bambini. Invece, a chi ama Giacomo Leopardi, cioè praticamente a tutti, vorrei vedere chi è che non ama la profondità e il pessimismo al contrario di Leopardi, perché come diceva De Sanctis, Leopardi non crede alla libertà ma te la fa desiderare, non crede all'amore ma ne è il cantore più importante. L'arte di essere fragili è il volume del grande scrittore Alessandro D'Avenia, che dopo aver scritto Bianca come il latte e rossa come il sangue e Ciò che inferno non è, ha pubblicato quest'anno questo bellissimo Arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita. Ritorniamo alla Puglia e anche al resto d'Italia, perché il professor Livio Sossi, per la casa editrice Secop di Corato, ha curato questo bellissimo volume che si chiama Cieli Bambini, una antologia delle più belle poesie della letteratura italiana per ragazzi dal dopoguerra ad oggi. È un bellissimo volume perché con 18 euro ci sono 160 autori, di cui una quarantina di pugliesi, consentitemi di dire con onore che ci sono anch'io. E poi diamo onore anche a un altro validissimo rappresentante della nostra città, il dottore Gianfranco Ciola, che è il direttore del Parco regionale delle Dune Costiere, che ha scritto questo bellissimo libro, Ostuni da camminare, 11 euro. E in questo libro ci sono tutte le varie, i vari aspetti della natura della nostra città, ci sono le specie vegetali, gli itinerari all'aria aperta, e quindi nel nostro vastissimo territorio, ricordiamo che Ostuni 225 km quadrati di superficie, possiamo tranquillamente trovare ciò che ci piace non solo di estate ma anche d'inverno. Continuiamo con le proposte locali. Abbiamo Valle d'Itria Style, le più belle case della Valle d'Itria. Guardate queste case che sono state ristrutturate e aggiustate a Cisternino, a Monopoli, a Locorotondo, a Fasano, anche a Ostuni. E fanno parte della preziosa collana della Cogito Publishing, che a sua volta aveva pubblicato Puglia Style, Contemporary Style, Trulli Style e Kitchen Style. Quindi con 29,95 euro questo volume riccamente illustrato, che può essere di aiuto per chi deve restaurare le proprie case di campagna e vuole seguire l'esempio dei personaggi che vengono ad abitare dalle nostre parti, ormai da tutto il mondo. Conosco persone che dalla Nuova Zelanda, dagli Stati Uniti, dall'Australia, sono venuti a comprare le case a Ostuni, perché qui pare che ci sia una dimensione della vita che non riescono a trovare nella loro patria. Continuiamo con altre proposte. Le donne conquisteranno il mondo e lo salveranno, il nuovo straordinario libro di Aldo Cazzullo. Il nostro sarà il secolo del sorpasso, le donne erediteranno la terra. È un volume dedicato alla specificità del ruolo femminile nel mantenimento delle situazioni di vita nel nostro pianeta. Le donne erediteranno la terra perché sono più attrezzate a cogliere le opportunità che abbiamo di fronte, perché sanno amare e non perdono quasi mai la speranza. Ecco, anche in questo periodo natalizio gli avvenimenti che sono accaduti in Turchia e in Germania danno effettivamente grande preoccupazione per l'avvenire, ma la dote che non deve mancare mai nella specie umana e quindi anche nella nostra vita è proprio quella della speranza, perché se viene a mancare la speranza non abbiamo più la capacità di reagire alle difficoltà, anzi ne creiamo di altre. Come dice Martin Seligman, un famoso psicologo, bisogna pensare positivo e bisogna essere ottimisti in qualsiasi caso, perché le profezie negative si autoverificano. E cita dei clamorosi esempi di ottimismo che si sono verificati e che hanno portato a dei risultati, anche se non dei risultati, dei miglioramenti definitivi, ma addirittura nei campi di sterminio c'era chi non perdeva la gioia di vivere, chi riusciva a portare umanità lì dove l'umanità sembrava definitivamente soppressa.
E a proposito della storia del nostro secolo, anzi ormai del secolo scorso, io parlo da uomo del Novecento, le 100 immagini che hanno cambiato il mondo, testi a cura di Margherita Giacosa, che è un bellissimo repertorio di tutte le, guardate, questo è il bonzo che si dà fuoco in Vietnam, queste sono le varie immagini delle situazioni che sono accadute nel corso del secolo scorso, le varie guerre del Golfo, l'invenzione del World Wide Web, lo sbarco dei profughi albanesi a Bari. E, guardate questa immagine, una bambina completamente denutrita che è attesa dall'avvoltoio, pronto per Germil, e il fotografo che ha colto questa immagine disumana, questa fotografia che vale più di 1.000 parole, è riuscita a convincere varie organizzazioni a occuparsi finalmente dell'enorme carestia che si era verificata in quel periodo ai confini tra il Sud Sudan e l'Etiopia. E anche non necessariamente un'immagine può far finire una guerra, però diciamo che la forza, la capacità di tanti fotoreporter che hanno documentato con le loro immagini le situazioni positive e negative del genere umano, senz'altro concorso a rappresentare una pietra miliare come quelle che sono descritte in questo libro. Ebbene, adesso consentitemi di chiudere per i bambini questo volume che quasi quasi mi fa scomparire, pur essendo io notevolmente sovrappeso, è Le origini del regno della fantasia di Geronimo Stilton. Geronimo Stilton è diventato il topo più famoso d'Italia, ben più di Topolino. Le origini del regno della fantasia, guardate che libro meraviglioso, con tutte le varie bellissime illustrazioni, con la grafica eccezionale, con le straordinarie riferimenti. In pratica c'è da perdersi in questo libro e vi assicuro che sono ben 79 euro, però si fa lo sconto. Non di più però di una serata in pizzeria con gli amici, e questo è un volume che si può tenere davvero per tutta la vita, e magari i bambini potranno dire, quando saranno più grandi, questo mi fu regalato da mio padre, da mio nonno, da uno zio, da un insegnante, e mi ha dato l'amore per i libri. L'amore per i libri è senz'altro ricambiato, e i libri rappresentano un rifugio in cui noi possiamo tranquillamente immergerci in qualsiasi circostanza della nostra vita, da cui possiamo sempre imparare, da cui possiamo sempre trarre degli spunti di conversazione che possono darci nuovi affetti, nuove amicizie o aiutarci a mantenere quelli che abbiamo. E io vi auguro con affetto e con amicizia un meraviglioso Natale, un meraviglioso 2017. Grazie a voi che avete avuto la pazienza di ascoltarmi, grazie a Lillo ed Andrea Zaccaria che sono venuti fin qui a riprendermi, e a voi che ascolterete sempre le magiche frequenze sia in radio che in televisione di Radio Studio in Arte, che ormai da più di 40 anni nell'etere rappresenta una sicurezza e una testimonianza di quello che accade. Grazie a tutti.